Il gruppo dei battistrada in fondo al rettilineo, sulla destra lancia lo sprint volentieri. Ecco Martens già al centro ed è Martens che vince davanti a Saronni. Poi Johnson, Panizza, Algeri e Vandi nell'ordine. Ecco il gruppo. Sprint del gruppo che è vinto da Algeri davanti a Riccomi e poi Salma. Dobbiamo dire che la stagione si è iniziata in maniera positiva per i neoprofessionisti. Saronni secondo, Algeri tra i primi, poi il Johnson vincitore a Montreal. Abbiamo visto, ci rivolgiamo a Saronni, che lei ha avuto un gesto di stizza quando ha visto che Martens non poteva essere superato sì c'è stato un leggero sbandamento ecco, Allora tiriamoci un po' più indietro cerchiamo di avere un po' più di spazio c'è stato un leggero sbandamento qua ai 150 metri e forse Johnson davanti ha rallentato di eccolo qua Johnson vogliamo farlo entrare visto che ha rallentato un attimo di colpo e Martens è stato costretto a frenare un po' io di conseguenza gli ero a ruota sua ho dovuto rallentare e ho dovuto sbandare un attimo, comunque sono contento così per la bella corsa. Ecco inquadriamo Johnson, vincitore della prova delle Olimpiadi, è uno svedese appena giunto in Italia. Allora, Saronni, in molti l'hanno definita il nuovo Teruzzi. Lei ha fatto una bella sei giorni e ha dimostrato di andare molto bene anche su strada. Sì, ho finito abbastanza bene la sei giorni, sono venuto qua, non è che abbia molto fondo, comunque mi sono comportato bene, ero sempre nei primi, spero di continuare così. La cosa che mi dispiace di più è vedere delle immagini bianco e nero, questo, questo mi ricorda che sono passati tanti anni e, e, e l'altra cosa bella da rivedere è le interviste con Adriano De Zan che nell'inizio della mia carriera è stata una figura di riferimento e un cronista importantissimo. È vero, quello che dicevo è vero. Io arrivavo dalla sei giorni, non avevo molta preparazione. Come sono arrivato dalla sei giorni, il mattino dopo i miei compagni di squadra, che erano tutti compagni importanti, Baronchelli, Panizza, Paolini, eh, Caversasi e tanti altri, mi portano ad allenarmi e Panizza, in dialetto milanese, mi dice «Webalin, oggi...» Oggi ti tiro il collo, cioè, eh, eh, ragazzino, stai attento che oggi andiamo a fare un bel allenamento in salita e ti tiro il collo. Va bene, andiamo a fare questo allenamento, mi ricordo perfettamente, sulla salita più lunga e più dura del, dell'allenamento della giornata, ad un certo punto stacco tutti e arrivo in cima da solo. Questa cosa ha un po' meravigliato i miei compagni di squadra, non tanto il mio direttore sportivo Carlo Cappano, che è stato uno delle persone più importanti ai punti di riferimento. E nella tattica per la, il, il trofeo La Gueglia lui mi dice: Guarda, arrivi dalla sei giorni, non sei in grandi condizioni, ne hai fatto tanti allenamenti, fai due giri della corsa, due giri del testico, poi se vuoi ti fermi. A quel punto dentro di me io non ho detto assolutamente nulla, ma mi fermo. Io avevo 19 anni per dire ritirati, mi fermo, non era nella mia mentalità, non era, non era dentro di me questo e con i compagni di squadra poi alla fine abbiamo fatto una bella corsa, pensavo di fare di più, pensavo di lottare di più con Martens, con un grande Martens, campione del mondo, quindi ecco questo, questo è un po' il, il retroscena della storia di questa corsa.